tutti, oggi lunedì 4 gennaio 2021, primo servizio dell'anno di Torrita Web TV, qui a Torrita di Siena, sono con il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, al quale vorrei chiedere l'importanza di questa inaugurazione della scuola media della Torrita Hub in Torrita di Siena, soprattutto a livello del valore simbolico che ha in partenza in questo periodo di stop a causa del Covid. Il Covid ha cambiato la vita di ciascuno di noi, i ritmi delle nostre comunità, le abitudini, ma soprattutto le prospettive. È evidente che la scuola, che è l'elemento fondante di una comunità, perché è il luogo dove si formano i nostri giovani, quindi il nostro futuro, ha vissuto una situazione critica e poi si riflette su quello che è l'equilibrio della nostra vita collettiva. In questo caso siamo in una scuola media, la scuola media è quella che maggiormente però ha vissuto la presenza fisica, molto più sacrificata è stata la situazione nelle scuole medie superiori, dove sappiamo che per esigenze di uso del trasporto pubblico da 14 a 19 anni a scuola si va con il mezzo pubblico in prevalenza. Si è provveduto a maggiori chiusure nei momenti più drammatici della pandemia. Quindi in qualche modo la scuola media ne ha risentito di meno, ma comunque è stata al centro dei sacrifici che abbiamo dovuto vivere tutti nella nostra comunità. La riapertura con questa profonda e importante ristrutturazione è un segno per tutta la Toscana. Non a caso è la prima inaugurazione di lavori importanti fatti in una scuola in Toscana. Ecco la presenza della Regione con il sottoscritto e l'assessore alla pubblica istruzione, Alessandra Nardini, ecco la presenza della Vice Ministra per la Pubblica Istruzione Anna Ascani, ecco l'emozione con cui vedevo stamani Giacomo Grazzi, il Sindaco, Elena Rosignoli che come rappresentante di questo territorio nel Consiglio regionale della Toscana ci raccontava come in questa scuola ha fatto la sua esperienza didattica. Un segno quindi di luce per tutta la Toscana e un grande grazie a tutti gli operatori della scuola, gli insegnanti, che con passione e entusiasmo si sono prodigati a rendere per i nostri ragazzi meno critica una situazione in quello che è stato un evento che ha sconvolto il mondo, il Covid-19. Certo, grazie Presidente. Grazie a voi. Eccoci, siamo sempre qui all'inaugurazione della scuola media statale di Torrita, Margherita Hack, con il nostro sindaco Giacomo Grazzi. Sindaco, qual è l'importanza e il rilievo di questo nome Margherita Hack per questa scuola? Ma è un'idea che ha avuto la commissione istruzione presieduta da Silvia Pellegrini e supportata ovviamente da Roberta Rachini e da anche il consigliere di minoranza Giorgio Pastrechi e la nostra vice sindaco Natascia Volpi, nonché assessore dell'istruzione, ha fatto questa proposta all'istituto comprensivo, proposta che sta avendo la valutazione, crediamo che possa andare a buon fine ovviamente come ce lo speriamo, abbiamo lanciato queste idee, speriamo ovviamente che a breve venga posta una targa oppure un ricordo di questa scienziata che oltre che essere toscana ha rappresentato per tutto il Novecento uno degli elementi più eleganti e più brillanti di tutto il mondo. Siamo ovviamente contenti di potergli dare in dedica questa bella scuola totalmente ristrutturata. Abbiamo investito, credo bene, sia le risorse ministeriali che quelle regionali, ovviamente mettendoci qualcosa anche di nostro, e daremo dal 7 di gennaio questi due plessi uniti dal tunnel nuovo ai nostri giovani adolescenti che frequentano la scuola media. Grazie mille. Grazie a voi.